Continua l'informazione quotidiana di Ashley News e con un occhio a quella che sarà la prossima partita, la partita di cartello fra Arezzo e Piacenza in programma sabato, lo ricordiamo alle 20.30. Si è pronunciata intanto ieri la giustizia sportiva concernente match dello scorso weekend. Per l'Arezzo è arrivata una multa da 1.500 euro perché, come si legge nel comunicato ufficiale della Lega Pro, propri sostenitori in campo avverso più volte durante la gara intonavano cori offensivi verso l'istituzione calcistica. Mancano poche ore allo scoccare della mezzanotte quando scadrà il termine ultimo a disposizione di Cuneo e Lucchese per pagare la multa da 350.000 euro combinata loro per la mancata sostituzione della fideiussione FI World bocciata ad inizio anno. Se da Lucca il clima che si respira è a dir poco negativo, filtrano meno rumors da Cuneo. Come confermato dal presidente della Lega Pro, Francesco Ghirelli, i biancorossi potrebbero infatti compensare la sanzione con parte dei crediti maturati. Per il minutaggio dei giovani. Resta però da capire a quanto ammontino e chi effettivamente possa saldare il dovuto. Da valutare anche i risvolti che una doppia esclusione potrebbe avere per il campionato in chiave Playout. È terminato con un pareggio a reti bianche l'atteso recupero di campionato fra Provercelli e Virtus Entella. Una partita equilibrata e combattuta ma senza grandi emozioni. Poche le occasioni per sbloccare il punteggio con i padroni di casa che hanno attaccato di più e gli ospiti che sono difesi con ordine. Adesso nel girone A la situazione si è andata definendo e restano solamente tre le gare da, da recuperare. Il 26 marzo alle 20.30 è il programma Virtus Entella. Stella Lucchese il 2 aprile alle 20.30 Alessandria Pro Vercelli e il 23 aprile alle 20.30 Piacenza Virtus Emtella. Dopodiché, la situazione confusionaria di inizio anno, fra partite non giocate e in attesa anche di, di sapere la definizione, di conoscere la definizione del, della Serie C, troverà così compimento. Resta quasi invariata la classifica dopo il pareggio di ieri al Silvio Piola con Lentella che è salita a quota 58, a più 3 sul Piacenza e che si è messa così alle spalle una trasferta molto insidiosa. La Provercelli invece è avanzata a quota 51 ed è, a, ed è salita in quarta posizione. Una giornata fondamentale sarà per la parte alta della classifica, quella di sabato, perché oltre al match di cartello Arezzo-Piacenza, sono in calendario anche Virtus Entella e Siena e Pisa Carrarese. Tutte partite che vedono opposte le primissime del campionato di Serie C. A questa va aggiunta la trasferta della Pro Vercelli in casa della Juventus Under 23. Variano intanto gli orari di ben due match del girone A per la prossima giornata di campionato. La Lega Pro, infatti, ha ufficializzato che il derby Gozzano-Novara e la gara lucchese Pro Patria verranno giocati sabato alle 14.30 anziché alle 16.30 come previsto dal calendario iniziale. Ora è eh, l'ultima pausa per questo notiziario di AC News, poi torneremo in studio per analizzare eh, quello che è stato il fine settimana del settore giovanile dell'Arezzo e anche eh, quello che è stato il fine settimana dell'Arezzo in rosa, dell'Arezzo calcio femminile. Ci vediamo fra poco.